Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Mi trovo ad Ales in compagnia di Gio Pomodoro. Molti di voi sapranno che Gio Pomodoro è qui in Sardegna per rendere un omaggio a Gramsci attraverso un monumento, ma forse la parola monumento ti dà fastidio, mi pare. Sì, perché come si diceva prima sulla piazzetta, che poi anzi addirittura questa porta un'intestazione molto precisa e specifica, perché l'abbiamo chiamata piano d'uso collettivo. E addirittura c'è una pietra che all'inizio suona, recita, una parola, una nominazione, che è appunto collettivo. Cioè come a volte su una soglia di casa c'era la scritta salve oppure attenti al cane, lì la parola che c'è sulla soglia di questo luogo è collettivo. Scusa, la soglia di questo luogo presume un ingresso, cioè una sorta di itinerario già predisposto da te? Esatto, non è che ci sia un vero e proprio itinerario, ma c'è comunque, data la configurazione particolare del terreno, un dislivello che è stato utilizzato sull'ipotenusa di quest'area, che è un'area di tipo triangolare, con due catetti ad angolo retto fra di loro, uno dei quali è lungo 28 metri, l'altro 29 metri. Dicevo, la soglia di questo luogo, di questo piano d'uso collettivo, è sistemato in un catetto, quello cioè più il cui livello è a livello strada, filostrada. La soglia quindi porta la scritta collettivo. Quest'area triangolare però, che era un'area impropria, è stata certificata con un quadrato, un grande quadrato generale, iscritto dentro quest'area, che ha dato quindi la possibilità di cardine, di sistema di misurazione di questo luogo, attraverso una rete successiva di altri quadrati. Queste reti di quadrati del campo del piano, cioè della piazzetta, di questo luogo del territorio urbano murato, ha dato la possibilità di poterci innestare gli elementi funzionali del piano. No? Perché piano d'uso? Piano d'uso in quanto che si presuppone che l'uso di quel luogo sia di uso pubblico, cioè per l'incontro e la sosta, perché sempre di più nei luoghi pubblici c'è carenza di sosta, c'è carenza di luogo d'incontro. Ecco, dentro questo piano ci sono varie funzioni. Ecco, questa articolazione che tu hai fatto di questi quadrati, evidentemente nascono dalla pianta che un po' ti obbligava. Questo triangolo, dicevi, è una forma impropria, effettivamente poche piazze hanno questa... Quindi bisognava risolvere, in qualche modo riportare a un livello di lettura più consueto questa situazione iniziale che era data da questo triangolo. Questa articolazione per quadrati è visibile, una volta che la piazza sarà terminata, sarà di facile lettura oppure verrà recuperata mentalmente dalla disposizione di questi elementi, come dicevi? Tutte e due le cose, perché c'è per esempio il grande quadrato, che non è solo un quadrato, cioè non è solo una figura geometrica piana, ma assume in sé il valore di volume, no? è quello del focolare. Il focolare che si dispone secondo un quadrato che è in rapporto a quel quadrato più generale ricavato appunto come area certa massima dentro l'area impropria del triangolo. Sì, questo focolare. Il focolare, com'è che si dispone dentro questo? Ecco, si dispone secondo, per esempio, il lato superiore di quel grande quadrato nel rapporto di un terzo circa. Infatti quasi tutta la numerazione del quadrato all'interno, quello il quadrato guida chiamiamolo, intanto è fondato su dei numeri pari, no? E questo è molto importante perché c'è lì una costanza di rapporto fra numeri disperi e numeri pari, per esempio, che
è recepibile anche, sarà recepibile anche dopo, a livello di opera finita, proprio con l'uso di una fettuccia metrica. Però sarà anche visibile nel senso di un possibile misterioso inganno, anche relativamente a quelle che sono le stazioni di collimazione delle singole funzioni. Sono date da... sono il focolare, ecco, le possiamo enumerare. Sì. Quindi le panchine, che sono però funzionano a modo di cardine, come avete visto, e anche lì molto ben chiarite, cioè nel senso dell'utilizzo dei materiali, perché poggiano su un basamento disposto a 90 gradi di bozze di basalto. Queste panchine sono di pietre di Trani, anche loro messe a, diciamo, a L, e formano una sorta di quadrato a loro volta, no? Dopo c'è la funzione del focolare, la funzione del bere, dell'acqua, e poi una funzione molto più vastamente antropologica, cioè fondata non tanto su delle funzioni, come posso dire, pratiche, utili, ma nell'ordine di quei bisogni antropologici, intendendo bisogno antropologico la possibilità di riflettere per esempio su alcuni elementi, no? E sono appunto le nominazioni dell'epigrafia pavimentale, sono anche la scultura, oppure anche quegli altri elementi che sono nati e cresciuti nel farsi del luogo, del piano d'uso collettivo, e sono nati anche dalla come posso dire, dall'osservazione diretta dei materiali. Vuol dire che non erano in progetto queste cose? Non erano in progetto, cioè è l'opera medesima che le ha prodotte, cioè lo scatenarsi dei vari rapporti non astrattamente intesi fra progetto ed esecuzione dell'opera. Perché la cosa più pericolosa oggi qual è? È che molto spesso un progetto può sembrare buono, ma poi viene violentemente imposto, sì questa volta con sistemi colonialistici, sulla realtà di un territorio che invece è estremamente sedimentario e contraddittorio, sia per quanto attiene i materiali, sia per quanto attiene gli strumenti, sia per quanto attiene la realtà antropologica di questo luogo. Sicché molto spesso ci si trova a dover fare un progetto che può essere in linea di massima buono, ottimale, però, come diceva giustamente Gramsci, può risultare un progetto di tipo cosmopolita, e in questo senso bisognerebbe incominciare a fustigarsi abbastanza, perché questo vezzo anche di intellettuali sardi che contraddittoriamente, mentre denunciano le operazioni colonialiste dall'esterno, poi sono loro medesimi che sono i primi a vestirsi coi panni del cosmopolitismo, e questa è una contraddizione feroce. Si chiamano compradores. Senti, parliamo un po' dell'uso dei materiali. Tu hai dato pietre diverse, le panchine e la statua, diciamo, quelle. Dunque, non sono... Come ebbi a dire la prima volta ai compagni di Milano della Casa Gramsci di Milano, quando mi chiesero se avevo una scultura da poter donare, perché tu sai, a livello del Partito Comunista, succede che spesso i militanti artisti danno, questa ormai è una pratica, è un costume, le loro opere quando il partito gliele chiede. In questo caso, in federazione a Milano, un compagno che fa parte del Comitato Gramsci di Milano, della Casa Amici Gramsci di Milano, che è un compagno, sì, ma è un compagno nell'ambito di un'organizzazione che è un'organizzazione profondamente unitaria, comprende non solo i comunisti, ma i socialisti, i democristiani, anche a Milano, come qua, i repubblicani, eccetera. Quindi il compagno Aldovrandi mi domandò, per esempio, alla Federazione di Milano una sera se io avevo una scultura per Gramsci. Io sono caduto dalle nuvole nel dirgli: ma come fai a domandarmi una scultura per Gramsci, così su due piedi, perché io non ce l'ho la scultura per Gramsci, sia chiaro. Poi siamo andati avanti perché avevamo una riunione della Commissione Culturale,
della Federazione Milanese, e poi mi è venuto in mente che io avevo un'opera del ciclo di queste sculture che si chiamano Soli produttori, comune raccolto, cioè inteso il sole come fabbrica senza proprietari, no? E dissi, no, Al, io ce l'ho una scultura da dartela, non è il ritratto ovviamente di Gramsci, perché poi di quale Gramsci, di quale momento della sua vita? E poi dico, io ho in gran dispetto la monumentalistica di tipo Sabaudo, no? Per cui non mi interessava. Gli ho detto, sì, ce l'ho questa scultura sulla quale potremmo scrivere sul basamento a Gramsci, no? È un grande segno, è un segno più che un simbolo, è un segno soprattutto positivo, non negativo, però anche contemporaneamente reclinato, cioè in una stazione rispetto all'orizzontale abbastanza problematica, però il segno è attivo, è costruttivo, è duro ed è certificabile. Dico solo che io conosco Ales, perché ci sono stato, guarda caso, proprio dopo Ghilarza, proprio perché volevo vedere la casa dove era nato Gramsci. Ci sono arrivato 3 anni fa e ho visto la casa di Gramsci, dove si dice, si presuppone che sia nato Gramsci, con l'epigrafe di marmo, con accanto invece molto più grande, molto più visibile e fagocitante la pubblicità della Lavazza, per esempio, del caffè Lavazza. E io mi ricordavo la situazione di Ales, cioè questo paesino dell'Alta Marmilla sperduto, poi c'ero stato in agosto. Quindi dico, io questa scultura ve la do, ve la regalo, vi regalo anche il mio possibile ulteriore intervento, ma intendiamoci, non è un regalo poi, perché il regalo è brutto, suona male. Cioè dico, io do il mio contributo, voi lo date in altri modi, io lo do secondo il mio modo di lavorare, di fare. Lo do, però dobbiamo misurare quest'opera nella realtà. Allora Aldo Vrandi cosa mi disse? Ma allora devi andare giù subito. Devi andare immediatamente ad Ales. E io ho detto, certo che bisogna andare ad Ales, soprattutto per sapere dove si deve mettere quest'opera. No? Che era già lì. Fatta di pietra di Trani, è l'opera che avete visto. E che io non mi vergogno mica a dirlo, anzi questo lo do come scontato. Non è stata un'opera fatta apposta per significare Gramsci, è un'opera mia che appartiene ad un ciclo di opere, che ripeto si chiama Sole produttore comune raccolto. No? E quindi sono venuto, ho incontrato i compagni del comitato Gramsci, fra l'altro qui ci sono 2 rappresentanti e sarà bene che tu chieda conferma loro, uno è il sindaco, sì. No? Maria Fen, l'altro è il vice sindaco. No? Compagno socialista, quindi glielo puoi chiedere anche a loro. Sì. Sono venuto ad Ales, ho incontrato quelli del comitato mi hanno fatto vedere un'area che era quella della piazzetta che vedete ora, che fra l'altro era già murata perché aveva del cemento, aveva delle mattonelle di cemento orrende, perché voi le conoscete bene, voi conoscete bene questa marea di cemento che vi ha sommerso, eh? Poi, dico, sono ripartito. Ma intanto avevo assunto l'indicazione del comitato Gramsci di Ales. Io non ho mai imposto nulla a quelli del comitato Gramsci di Ales, perché a 10 giorni avanti della mia venuta ho spedito tutti i progetti, dando la possibilità ai compagni e agli amici del comitato Gramsci di Ales, all'amministrazione di Ales, di dire no, non ci va bene. Non si dava per scontato che la cosa si potesse fare. C'è stata l'approvazione, io ho preso, sono partito, sono 2 mesi che sono qua, ho interrotto tutto il mio lavoro, sono qui a mie spese, non sono quindi nella bambagia, nemmeno per un po', anzi sono proprio caduto in un bel mare di spine sarde, anche in mezzo, cioè io ho aggiunto alle mie contraddizioni le vostre, però contemporaneamente ho scoperto che non ci sono solo spine qua, c'è anche la volontà di cambiare le cose, e che mi sembra molto importante. Però ho scoperto anche che c'è un'infinità di sardi che mettono i bastoni fra le ruote nelle buone intenzioni,
Guai, perché qui si vuole che le cose continuino a marciare nella direzione sbagliata, cioè in quella direzione di predominio coloniale, che voi giustamente deprecate, ma molto spesso vi trovate a essere strumenti facili, molto ben manipolati e teleguidati. E vi pregherei di fare molto attenzione a queste cose, perché vi muovete in modo contraddittorio fra quello che è l'andazzo di strapaese, no, del buon selvaggio, con spinte di irrazionalismo spaventoso, perché siete anche degli autodistruttori delle vostre tradizioni più giuste, più sane, siete anche autodistruttori dei vostri, delle vostre ricchezze naturali, perché dovete essere capaci anche di fare l'autocritica, non di farla soltanto a quelli che si suppone vengano dal nord a imporre le proprie questioni. Io poi, da comunista, tu sai bene che dico c'è gravissimo per noi la questione del rapporto nord-sud, ormai è un vecchio problema che noi comunisti portiamo avanti, certo, proprio a partire da Gramsci, dalla questione meridionale. Poi, guarda caso, dico, Gramsci se n'è dovuto andare anche dalla Sardegna. Allora, detto questo, per ritornare al fatto della piazzetta che ti interessa, dico, la piazzetta che ti interessa, nel progetto c'era contenuta una nozione, che sia i materiali che la manodopera, questo si dava per scontato a Milano, i primi giorni di febbraio, che io ho subito dedicato, perché sono quasi 2 mesi che sono qua, però un mese l'ho fatto anche a Milano, quindi sono 3 mesi che lavoro a tempo pieno per questa storia. Ecco, gli elementi di certezza dovevano essere materiali del posto per fare questo piano orizzontale, quindi non materiali che venivano dall'esterno, perché una volta, scherzando, ho detto che se le monete fossero pietre, la Sardegna sarebbe più ricca dell'Arabia Saudita, tante ne avete di pietre. Quindi è stato per me di una facilità estrema recepire qualche cosa che fosse incredibilmente meglio del cemento. E cosa? Il calcare di Masullas, che abbiamo utilizzato ampiamente. Ma altra ambizione qual era? Siccome nella mia visita, sia quella precedente, quella di 3 anni fa, sia in quella del 1° febbraio, avevo visto i resti della vostra vecchia architettura, dove ci sono i segni del lavoro manuale degli scalpellini, perché io li ho visti, li ho fotografati, facevano parte di una relazione al progetto, allegata al progetto. Quindi ho detto, la prima volta che sono venuto qua, ho chiesto ai compagni e agli amici del Comitato Gramsci se c'erano vecchi scalpellini, mi è stato risposto di sì. E sono stati gli scalpellini, quindi la forza lavoro che assieme ai materiali del luogo noi abbiamo usato per fare il piano d'uso. Quindi operazioni coloniali, almeno per quanto riguarda queste due questioni, che nell'esecuzione di un progetto sono fondamentali, forza lavoro, materiali, abbiamo usato quelli del posto, quindi di colonialismo ne abbiamo fatto poco. Senti, la contrapposizione di quelle pietre scure, che non so da dove vengano, e quelle altre più chiare, che sono calcare, mi pare, hanno anch'esse sono dei segni, diciamo, significanti in qualche modo, sono funzionali alla statua? Sono significanti in modo molto preciso, specifico, direi. I tipi di pietra che abbondantemente, ripeto, come ricchezza da monetizzare, questo però dipende anche da voi, perché il progetto e l'opera sottendono anche un'indicazione di tipo di scelte economiche e non solo estetiche, anche di, oltre che di tipo politico, anche economiche. Quindi i tipi di pietre che avete qua nel territorio sono o di natura ignea oppure di natura sedimentaria. E noi abbiamo usato il basalto per quanto riguarda appunto quel cardine, sì, no? E abbiamo usato il calcare per quanto riguarda la grande pavimentazione, in modo che questo grande triangolo piano svolga soprattutto la funzione di, come posso dire, di nobilitare colui che c'entra dentro questo piano. Cioè è un piano di nobilitazione, ma tutta laica però, cioè non sacerdotalmente intesa, cioè laicamente intesa. Cioè tu entri su un piano
che dovrebbe automaticamente nobilitarti o farti riflettere sulla bontà, sulla necessità di arricchirti spiritualmente. Ecco, diciamo che il basalto è quella scura, vero? Il basalto è quello nero. Quello nero. Ed è igneo. E sì. Serve per fare un cardine, no? Perché l'ho visto alla... E serve come vertice, cardine. Sì. Sì. Capito. E per quanto riguarda... Quindi vedi, no, scusa, perché sennò mi sfugge. Gli elementi, per esempio, fisici, no? Cioè ciascun uomo, ciascun ragazzo, ciascun vecchio che entrerà sul piano, sarà anche lui in collimazione, diventerà anche lui funzione di quel piano. Capisci cosa intendo? Sì. E non allora vedi la scultura da guardare, perché proprio lontanissimi da quest'idea di fare il monumento per guardare. Quello è il piano per vivere, è un'indicazione per significare il desiderio, il bisogno di una svolta nei rapporti della gente. Anche nei rapporti produttivi del far arte, perché è ora di smetterla di fare l'arte secondo i santissimi canoni della questione del profitto individuale, perché troppi sono i colleghi che vanno in giro soltanto di fama, di danaro, è ora di piantarla con la figura dell'artista borghese. Hai capito? Non mi sembra un'impresa così molto semplice. Senti, com'è che pensi che questo modo di vivere della gente che calpesterà questa tua piazza verrà favorito nel senso della collettività, come dicevi all'inizio, al di là della focolare, che è molto, molto... Dunque, questo piano, che misura circa 500 metri quadri, e ti ripeto, è un piano nobilitato, perché quando cammini su della pietra calcarea, su lastroni di pietra così consistenti, dico, tu non è che calpesti il cemento, le mattonelle di cemento. È curioso, ma quei 18 milioni di anni che ha quella pietra, guarda, ti fa riflettere, no? Perché ti fa riflettere? I 18 milioni di compressione ti garantisco che te li ributta tutti in faccia e li senti, perché non è materiale consumistico tipo quello del cemento. È un'altra roba, è un'altra storia. C'è sedimentato il tempo. Diventa già di per sé un elemento, un memento quello, una nominazione concreta del modo come bisognerebbe socialmente rispettare la vita, ma non solo la propria, egoisticamente. Perché come Marx diceva che la libertà individuale è presupposto fondamentale della libertà collettiva, dico, è vero anche tutto l'opposto. Questo è un suggerimento che viene quindi, dal materiale. Quindi questo piano d'uso, perché è stato chiamato piano d'uso collettivo? Perché domani può servire, non lo so, se c'è un poeta che vuole dire le sue poesie alla popolazione, può trovare lì il posto per dirle. Se ci sono dei ragazzi che vogliono fare un concerto di musica, lo possono fare lì, che diventa un teatro all'aperto anche per un gruppo di teatranti, no? Per fare... mettere in azione quello che è quel particolare tipo di teatro aperto, di teatro in funzione, non il teatro della Scala, capisci? Se vuoi fare un concerto, un concertino da camera, magari col Gazzelloni, lo fai fare lì, sulla pietra di Masullas che ha 18 milioni di anni, hai capito? Senza aver bisogno di andare a chiamare uno scenografo, perché se ne fa troppa di scenografia. Cioè l'arte intesa come fuga, cioè come risarcimento, anche lì bisogna metterci la parola fine. L'arte non è risarcimento. L'arte deve essere dentro quello che è il flusso normale di produzione materiale della vita. L'arte non è il belletto. L'arte è un bisogno profondo, primario. Capisci? Soprattutto, come dicevi, deve durare. Di tutti però, e poi soprattutto deve essere bene durevole. Quindi un'altra nozione, piano d'uso collettivo, quindi non la scultura solo da guardare, no? Ma soprattutto un piano dove scopri anche la possibilità della durata dei materiali e non consumisticamente dati. Dove poi scopri anche che ogni singola pietra è stata realizzata da un'infinità di scalpellini che sono diventati soggetti attivi, liberi però di costruire la loro propria piastra,
il loro proprio lastrone, perché io mica li ho seguiti a tutti. Anzi, uno di loro una sera mi ha detto, perché lo sa, ciascun operaio vuole avere la sua soddisfazione nel lavoro. Sacrosante parole. Quello era già una persona libera, hai capito? Cioè era già un comunista. Quindi queste parti di questa piazza sono molto personalizzate, diciamo così. Cioè, sì, all'interno ma del progetto generale, quindi è sbagliato anche impernare la questione solo attorno a me in quanto artefice, perché in realtà quest'opera non solo poi è stata fatta con le mani sulle lastre, ma quello che c'è dietro, tutto lo sforzo volontaristico degli altri, di quelli che non hanno magari preso il mazzolo. La Maria Fenu, per esempio, il sindaco non ha preso il mazzolo, però anche lei l'ha fatto la piazza. La piazza l'ha fatta, la stai facendo anche te adesso con il mass media, ma non a caccia però dell'esaltazione della mia individualità, perché non me ne frega niente. Che tu ci creda o no, non è questo il mio obiettivo. Ecco, e torniamo ancora a questo aspetto collettivo. Tu hai avuto incontri, ovviamente. Sì, collettivo, però non il collettivo perché c'è una mandria di pecore. No. Cioè la collettività di soggetti attivi e liberi, hai capito? Rivalutati, che rivalutano, per esempio, il piacere di fare una cosa insieme, per tutti. Quindi fuori da quello che è il piacere puramente privato, della produzione e dell'uso privato dell'arte, borghesemente intesa. Ecco, tu hai incontrato, appena sei arrivato qui, hai preso i primi contatti, hai visto la piazza, lo spazio da utilizzare, eccetera, hai incontrato le persone, certo. Hai conversato con loro, com'è certo. Che hanno preso questa tua impostazione? L'hanno presa costantemente, come posso dire, secondo delle costanti variabilissime, anzi ipervariabili. In quale senso? Potevano avere degli entusiasmi, potevano desiderare e nel contempo essere talmente pieni di tutta la loro merda pietrificata, che è anche la mia poi, la merda pietrificata di cui parla il Carlone, no? Ecco, e di tutte le incrostazioni di contraddizioni che ci sono. Quindi come fai a capovolgere, a rinnovare completamente i concetti sull'arte? Sull'agire collettivo, quando tutta la società e tutti i meccanismi produttivi e mercantili ti portano a emarginarti, a escluderti, a pensare solo in termini puramente egoistici, e basta. È difficilissimo. Quindi in un'impresa di questo genere, che al di là del progetto voleva soprattutto verificare se esistono i presupposti di passaggi, di varchi, verso una possibilità diversa di intendere l'arte e soprattutto di produrla e di usarla, e tu capisci, quello è lo scopo. Allora non era lo scopo di fare il monumentino a Gramsci, era uno scopo di andare a vedere come in modo attivo si potesse commemorare giustamente Gramsci. Gramsci non ha mai fatto il monumento di se stesso. Gramsci, nell'opera di Gramsci c'è costantemente il richiamo costante alla necessità di rimuovere la menzogna e di scoprire la verità. E quindi, ma attivamente, lottando. Ecco, man mano non facendo monumenti. Certo. Man mano che questa opera viene su e la gente la vede nascere, quindi ne coglie per esempio il metodo, questa storia che si diceva all'inizio, i quadrati, cioè l'operazione, lo dico tra virgolette, culturale. C'è una maggiore... No, perché l'operazione di animazione culturale. Sì, sì, in questo senso. Però nel senso, vedi, lì ci puoi fare la considerazione. Noi parliamo tanto di decentramento, no? A livello di partito, da quando è che parliamo di partecipazione, di decentramento, modo nuovo di far cultura, domanda nuova di cultura? Ma dico, noi rischiamo però, se non andiamo a verificarle sul vero, che tutte queste massime siano soltanto parole, ma che non siano però impolpate di fatti, di azioni, verificate. Beh, i fatti qui ci stanno, cioè la piazza la si vede nascere, ecco, ma ci si mettono porta le mani, però, cioè... porta però tutti i segni delle contraddizioni, uno dei quali, vedi, è quello che istantaneamente, appena ci si accorge che una cosa va verso una certa direzione, i meccanismi di attrito, di boicottaggio, sono infiniti, ne hai avuto una testimonianza anche stamani mattina. Per cui, vedi, devi pararne tanti, così come devi parare
esplosioni di individualismo esasperato, vecchia maniera, e devi parare anche il colpo più serio dell'ispettore del lavoro che viene qui a metterti i bastoni fra le ruote e che invece potrebbe andare a vedere dove veramente fanno il lavoro nero e l'omicidio bianco. E invece no, guarda caso, ti mandano l'ispettore del lavoro. Così almeno anche il presidente della cooperativa si piglia paura. Ma dico, ma intimidazioni ne abbiamo avute 100.000, perché questa cosa qua, anche in queste intimidazioni, i bastoni fra le ruote, ritardi, incrostazioni, vuol dire che il progetto, non il progetto, cioè più che il progetto, diciamo la prassi di attuare un progetto, morde nel vivo, dà fastidio. Sì, ma questo mi interessa abbastanza poco, a me interessava invece la gente, cioè le persone che... Ecco, la gente, te l'ho detto, è sempre mutevole, è sempre stata mutevole. Ora che vedono aumentare la quantità di pietre murate, il loro atteggiamento è completamente mutato. Ma il momento del passaggio, quella fatica che ci è costata, mica lo sa nessuno. Però è evidente che siccome non è nostro costume mettersi i nastrini dell'eroismo, cioè noi lo sappiamo, i comunisti lo sanno, che questo fa parte della loro tradizione, non andiamo in giro con i nastrini dell'eroismo. C'è Bruno che vuol chiedere una cosa, dovresti avvicinarti così. No, io volevo sapere qual è stata la reazione di questa gente quando avete levato le piastrelle dalla piazza. Le reazioni delle piastrelle era che dicevano no, era meglio se non si levavano. Dunque io 7-8 giorni prima di partire, di venire qua, mi ricordo di aver telefonato a Maria Fenu, al sindaco, e di avergli detto guardate, sarebbe però meglio di non toccare nulla, di vedere se esiste la possibilità di fare quest'opera in un altro luogo. La risposta è stata che sarebbe stato molto difficile perché le pratiche di esproprio intanto sono lunghissime, le aree da recepire erano poche, non solo, ma la sera medesima che io sono arrivato qua, cioè il 23 di febbraio, alle ore 18, con tutto il comitato Gramsci abbiamo fatto un rilevamento di una possibile altra area degradata ma non murata, no? Di fronte alle scuole, all'istituto tecnico. Se non che il giorno dopo abbiamo appurato che anche lì avremmo dovuto avere un iter burocratico talmente lungo che avremmo avuto a disposizione, ammesso e concesso, di vincere le resistenze burocratiche. L'area l'avremmo avuta a disposizione nel giro di 2 o 3 anni, se andava bene. Ragione per cui abbiamo dovuto ripiegare sulla questione di rimuovere il già costruito, il che ha costituito senz'altro un momento, come posso dire, di incomprensione da parte di una parte della popolazione, perché è evidente che un'altra parte sapeva benissimo che non è che distruggevamo solo per distruggere, no? Ma che avremmo fatto. Però se c'era la possibilità di farla altrimenti, era nell'ambito sia della giunta, sia del comitato Gramsci, sia mio, sia anche dell'altra parte della popolazione che era d'accordo nel farla lì, nella piazzetta Gramsci, l'avremmo benissimo fatta altrove, non c'è stata la possibilità. Senti, se non ti dispiace, siccome a me sembra abbastanza importante questo concetto diverso del monumento, anzi abbiamo detto che non è neppure un monumento, vorrei tornare ancora sui segni linguistici, sui significati che si recuperano da ciò che c'è, da ciò che hai fatto. Allora, da ciò che c'è, sì, questa è una domanda importante, io ti rispondo, ti dico, uno degli elementi che non erano contenuti nel progetto, ma che sono venuti fuori mentre facevamo l'opera, con l'opera quindi anche con i materiali che andavano a costituire l'opera, uno è per esempio la questione dell'oggetto di questo triangolo che segna la direzione verticale ed è stata sollecitata proprio dalla natura medesima dei lastroni di calcare, che vedendoli cavare con la ruspa si mettevano in posizione verticale ed erano bellissimi. Allora la prima riflessione mia è stata
Il piano denuncia la sua costante presenza di orizzontalità, però è ben vero che c'è anche quella della verticalità, e allora l'abbiamo messa, sempre in rapporto a questi quadrati del piano. Così come abbiamo messo un altro triangolo di uguale superficie, disposto secondo la dimensione orizzontale, quindi annegata nel piano, e che diventa una stazione di tipo trigonometrico, cioè tu sai che per fare non importa quale misurazione di un territorio si fanno delle triangolazioni, e quel triangolo con quel cerchio, con la scritta orizzonte, orizzontale, non è nient'altro che un caposaldo trigonometrico. Senti, no? Tutte quelle scritte che sono presenti, vediamo. Ecco, questo è un altro elemento importantissimo. L'elemento, anche quello che è venuto a delinearsi mentre stavamo lavorando, e riguarda le nominazioni di alcuni elementi fondamentali di riflessione proprio attorno ai luoghi della raccolta, no? Cioè dello stare insieme, del conversare. E la prima serie di nomi che sono venuti, da realizzarsi però in lingua sarda, no? Sono stati, cioè la lingua sarda è stata utilizzata per realizzare le nominazioni di questa epigrafia pavimentale, di cui tu hai visto degli esempi. È stata una determinazione soltanto tua questa, oppure è venuta da incontri? No, è venuta dall'esigenza, visto che qui è stato un momento ulteriore di mia riflessione, siccome qua è corrente l'uso bilinguistico, no? Allora ho detto, è necessario anche segnalare questa presenza, ma non come concessione demagogica, intendiamoci, perché è reale, esiste, e poi diventa curiosamente un elemento fascinatorio del piano, anche per uno straniero. Allora è doppia la questione, no? Parte dal piano ma raggiunge il visitatore, e viceversa, cioè il visitatore arriva e viene anche catturato dal piano. Quindi è già uno sforzo di introduzione, cioè diciamo più che orizzontale in senso verticale. Allora, questa epigrafia pavimentale riguarda però degli elementi molto semplici, e ti ripeto, lo riguarda però sempre con i termini del bilinguismo. Ti dicevo prima della parola collettivo che è sulla soglia. Adesso ti posso dire Sobi per la nominazione del sole, della scultura, che però è estremamente lontana, cioè è all'altro lato addirittura, no? Poi i quattro elementi, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, segnati anche questi con la lingua sarda, e rappresentano i quattro elementi fondamentali della filosofia antica. Ce n'è un altro, Saroda, che segnalerà addirittura in modo nominalistico, con una nominazione quindi, un elemento differente, che è quello invece antichissimo della ruota, della macina da olio, che noi poseremo sull'orizzontale del piano. Cioè una vera e propria macina. Sì, vicino alla nominazione del sole, a Sobi, e vicino alla nominazione Saroda. Cioè, per dire, esistono segni attuali, come la mia scultura, ma esistono segni antichi. Allora si fa questa bilancia, cioè segni di tutto un territorio dell'antropologia. Allora questo significa però diverse cose. Significa un momento pedagogico, per cui allora la nozione di ruota di pietra, che la ritrovi a livello di segno, diciamo, di civiltà agricola, la ritrovi poi riferita a livello della scultura, e quindi assolvi un compito di spiega, diciamo. Ma contemporaneamente fai di più, cioè dai una nozione che la produzione dei segni è da intendersi in quanto stratificante, in quanto creante un territorio dal quale poter tutti ricavare energia, perché la storia è qualcosa non di morto, ma è la somma degli sforzi collettivi, anche nel mare delle contraddizioni, verso un migliorare la condizione oggettiva generale. Per cui allora la ruota di basalto, della macina di basalto, la mia scultura, vanno tutte e due dentro nello stesso crogiolo, che è il piano d'uso collettivo. Cioè non c'è emergenza dell'artefice, perché
Io ho fatto la ruota, ma la ruota per frangere le olive, chi l'ha fatta? L'artefice ignoto. Allora vedi che suona, ricordi, vedi bene la vecchia poesia, cioè la poesia di Brecht sul lavoro, no? Tebe di sette porte, ricordi, no? Ma chi ha costruito Tebe? Chi ha cucinato il pranzo della vittoria? Chi ha innalzato le colonne degli archi di trionfo? Cioè l'umanità. Certo. Allora vedi bene, da comunista, di nuovo, questa nozione, l'introduzione di questa nozione collettiva, reale. Quindi non c'è neppure, diciamo, una sorta di anche non voluta prevaricazione, nel senso della disposizione di queste funzioni. Eh sì, tu l'hai visto, non solo, ma anche a livello della dimensionalità di queste funzioni. Cioè non è che la panchina sia meno emergente rispetto alla scultura, sono tutte le cose appartengono a uno stesso livello, ma non è una livellazione, non è un appiattimento, è invece un arricchimento, non è un sistema di riduzione al piano, ma è semmai un'esaltazione che parte dal piano, cioè una molteplicità. No, questo va detto, va è la ricchezza del molteplice rispetto invece al grido isolato. No, visto che ci sono indicazioni proprio estremamente sommarie, Sarroda, sì. Susoli, Saluna, eccetera. No? Cioè sì, la nominazione ma non il verbo. Ecco. Capisci? Cioè come stimolazione a riflessione. Eh sì, perché hai visto la fontanella che ha carica di un segno, no? Anzi, il luogo della fontana, dell'acqua, è carica di vari segni. Per esempio, la scrittura recita la luna, perché l'acqua è la via umida. E poi, guarda caso, invece l'acqua la fa chi? La testa dell'ariete, che è invece il segno della violenza, no? Maschile, che però si piega anche lui alla via umida. No? Cioè sono insieme. Cioè non c'è opposizione maschio-femmina, sono insieme. Ma sono insieme alla spirale, ecco, cioè all'antico mito dell'androgino. Perché c'è per esempio un recupero, ti dicevo prima, di quelle che sono i fondamenti della scienza ermetica, cioè proprio della scienza ermetica, dell'alchimia, che è stato antico istituto di democrazia, l'alca, no? Perché la scienza ermetica era qualcosa di preciso nelle opere del Duomo, per esempio. Tu sai che l'opera del Duomo nel 300, nel 200, contiene dentro il Duomo, che però è della laicità, non è dell'ecclesiastico, non è la cattedrale. Il Duomo è il Duomo, contiene dentro di sé tutti i dati della conoscenza, ivi compresa anche quella laica. E così lo vedi al Duomo di Siena in modo molto preciso, dove all'esortazione di calpestare in modo pudico il terreno, perché viene ricordato nella porta d'ingresso, tu entri in un territorio dove ti si richiede un'attenzione pudica, cioè in un luogo sacro, immediatamente dopo ti ricorda che c'è una formella che ricorda la trasmissione della scienza fatta da Ermete Trismegisto. E dico, ma ti rendi conto cosa può essere costata la posa in opera di quella lapide, lì, in quegli anni? E dico, infatti a Siena erano attestati gli ultimi provenzali, che erano scappati dopo le famose stragi. Ma quelli erano i portatori. I portatori della scienza ermetica, dell'alchimia, attraverso la quale è passata la scienza moderna, il filo rosso della tradizione. Ecco, mi pare di capire che tu sei riuscito a mettere a punto. No, perché questa è imparentata al deposito della coscienza popolare, del famoso senso comune. Sì, però nello stesso tempo tu dai indicazioni di tipo molto più razionalistiche, che sono la disposizione in quadrati, per esempio. Ma non solo razionalistica, anche se vuoi di quella che può essere la contaminazione del materiale con lo spirituale, cioè con le due categorie dei bisogni, che sono le due categorie fondamentali
marxiane, per esempio, no? I bisogni che fanno capo appunto alla produzione materiale e alla produzione spirituale dell'esistenza. Cioè, a te sembra che sia sufficiente il carattere evocatorio di questi segni? No, oppure puramente riflessivo, perché non potevo far diventare il piano d'uso, diciamo, un testo di spiega, per esempio, della scienza strutturalista, per esempio, dell'antropologia strutturalista. Non potevo mica fare del piano d'uso il luogo dove si dibattono le questioni feroci dello specialistico fra Lacan e Lévi-Strauss. Non potevo, sì, è evidente. Però denunciarla la presenza. E perché però? Qui assume un altro valore di tipo politico, ma non solo di tipo politico, di tipo politico-culturale, perché anche quello è un bisogno, no? E in che senso? Dico, tu hai visto in quale modo è stato manipolata tutto il deposito della cultura agropastorale, perché la vedi in tutta la Sardegna. Cioè, è stata imposta una monocultura di tipo tecnologicizzante che ha fatto veramente tabula rasa di depositi millenari, no? Ma in che modo soprattutto? Anche attraverso il veicolo della sovrastruttura, facendo vergognare il pastore dei suoi rituali culturali. E invece qui, oppure il contadino, si dice, ah, contadino, hai visto, vieni in paese a piedi nudi con le scarpe sulle spalle. Il contadino, dico, ha subito per secoli l'onta, la vergogna di non essere cittadino, cioè di non far parte del territorio della città murata. Lui era emarginato, emarginato da secoli. La cosa più facile è colpirlo in quelle che sono le sue tradizioni culturali e quindi nelle sue accezioni materialmente prodotte, per esempio la macina da mulino. C'è la macina da mulino che c'ha nella cantina e che ora invece è in disuso, ma è in disuso per un sacco di motivi. Anche perché gli è stato detto per lungo e per il largo che l'olio Bertolli era meglio dell'olio suo. E noi sappiamo che non è vero, oggi lo sappiamo bene, ma per molti anni si è fatto credere a tutti che alcune cose erano meglio, per cui si sono abbandonate. E quindi l'aggressione prima di tutto a livello della sfera sovrastrutturale, cioè di quei bisogni che erano diventati istituzioni spirituali e che sono carichi di spiritualità, quindi. Quindi la nominazione ha quel valore lì. Quando importante. Tu sai benissimo che non è parte della tradizione comunista l'anticlericalesimo, per esempio, perché noi ci guardiamo bene. Questo semmai appartiene al background del radicalismo borghese o del massimalismo socialista, ma non è bagaglio dei comunisti. No? Va bene, e purtroppo siamo alla fine del nastro. Io ti ringrazio, sei stato molto gentile, spero Prego. Che serva a chi Prego. Ci ascolta, perlomeno per avere una coscienza diversa di quello che si chiama monumento. Ringrazio tutti e a risentirci alla prossima volta. Abbiamo trasmesso? Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.